Marbello, Anastasi. Presente. Bianchetti. Presente. Pozzo Vivo. A seguito. Buonasera a tutti per questa presentazione ufficiale del CD, del singolo di Serie 10 Forse il Mare. Sicuramente lo avete sentito online per quello che poteva riguardare la radio version sul web, c'era anche un video montato, ma non sarà quello che poi sarà il video vero. Questo qui è il video ufficiale. Chiaramente un grazie per quello che avete sentito fino ad ora va a Rossano Rodere, che è il produttore, nonché l'arrangiatore, nonché musicista del pezzo. Io ti ringrazio ufficialmente. Nonché Reatino, e per realizzare poi questo pezzo spieghiamo anche come siamo andati a finire a Rovereto, magari diciamo due parole. Ringrazio Stefano Pozzovivo che ha messo la voce nell'intro per quello. Grazie Stefano, guarda. E un grazie a Paolo Di Lorenzo, un po' per ospitarci nella sua festa di compleanno, un po' per aver inserito anche lui la voce nella parte intermedia del pezzo. E fino ad oggi si è sentita la radio version. Oggi è uscito il CD. Nel CD abbiamo tre tracce, tra cui c'è la versione estesa del pezzo, con appunto i vostri interventi che hanno impreziosito sia nel pezzo ma sia anche per i promo. Abbiamo fatto una serie di promo online che sono stati qualcuno divertente, qualcuno simpaticissimo, qualcuno che ha pizzicato, e sono stati un po' le chicche di questi giorni. Abbiamo anche dei protagonisti qui tra il pubblico. All'interno del CD c'è proprio anche la versione estesa, dove c'è una strofa in più che si va ad aggiungere alla radio versione che si sentiva in questi giorni. Tra l'altro c'è anche la base. Il CD perché? Perché poteva anche bastare quello che poteva essere la parte web, però abbiamo deciso di fare una stampa di questo prodotto per utilizzare parte del ricavato sia da utilizzare per i volontari per forza, che sono delle persone che si danno da fare per la nostra città. Qui abbiamo il nostro amico Benito Rosario, a cui farei un applauso solo per il fatto che tu sei il motore di questa situazione. Io già lo dissi per radio, sei un esempio, te lo dico anche di persona, e questa cosa mi dà la più grande soddisfazione, perché sei un esempio del fare, e questo brano parla proprio del fare per questa città. Sei il motore, sei lo tsunami di Rieti. Se ci fosse il mare tu saresti lo tsunami, perché riesci con le tue gesta a scuotere le coscienze di alcuni cittadini. Se questo messaggio, sia con i tuoi gesti, sia con le gesta dei volontari per forza, sia con questo piccolo contributo magari anche della canzone, riuscisse ad arrivare ad ogni singolo cittadino, secondo me i problemi della città verrebbero risolti. Anche extra, qualcuno l'ha vista anche un po' in chiave politica questa versione, io la terrei fuori, perché era un movimento per smuovere le coscienze di ogni singolo cittadino, per dire: arrivi, abbiamo tutto, non ci serve il mare. Perché questa cosa? Perché se arrivasse ad ogni singolo cittadino, cioè il dottore, tu fai il dottore, riprenditi la coscienza, la passione per fare il tuo mestiere, te fai l'operaio, lo spazzino, quello che è, prenditi la passione di fare il tuo mestiere, sei un artista, fai l'artista, sei un politico, prenditi la passione di rifare la politica. Se ognuno riacquisisse proprio questa coscienza, i nostri valori che stanno sprofondando veramente verso il fondo di questo oceano riuscirebbero a risalire a galla tramite questa cosa chiamata coscienza. Speriamo che magari in piccola parte questo pezzo sia riuscito un attimino a smuovere un po' di acqua. Non dimenticarti Arianna Domenico. Assolutamente, io vi ho indicato come volontari per forza, perché se no, a questo punto, ringraziando Arianna e Domenico che abbiamo invitato, sarebbe da ringraziare Caterina, tutti i ragazzi che hanno partecipato, Giuseppe, ce n'è, Flavio, poi a questo punto non dobbiamo dimenticare nessuno, però volontari per forza, il gruppo non si è, perché siamo una squadra poi alla fine, però il volontario per forza può essere anche chi non partecipa ai nostri eventi ufficiali. Cristian è un volontario per forza, grazie che me lo ricordi, ma il grazie va a tutti quelli che hanno fatto anche il promo, portando questo messaggio promozionale sia nello sport. Ringrazio Milardi, sia Andrea Galberto, ringrazio, ecco adesso ho fatto i nomi, dovrò fare i nomi di tutte le persone che hanno fatto il promo,
sarà durissima. Ringrazio Andrew che è stato simpatico perché ha fatto il suo intervento dicendo io ballerei con le stelle marine se Rieti ci fosse il mare. Ringraziamo Picchio Feliciangeli, ringraziamo Cattani, ringraziamo Di Battista, Anselmicchio che sono qui, ringraziamo tutti quelli che hanno fatto il premio, Lucio Giachin addirittura ha fatto l'inviato da Bruxelles, Di Battista insieme a Panfil hanno fatto gli inviati dal Belgio, Anselmicchio ha fatto cose bellissime, Stampf, poi ecco abbiamo fatto, siccome siamo stati una settimana in Svizzera per motivi di produzione con il Rosso Group che è la produzione di questo CD, abbiamo fatto anche dei video con persone internazionali, cioè Stampf che salutiamo, chissà se poi vedrà questa presentazione, sicuramente sì. Ringraziamo Lele Anastasi che ci ha fatto la sua rullata sulla spiaggia in versione live, Gianluca Martino che è il chitarrista del pezzo, quindi grazie a Stefano Pozzo Vivo che ha fatto il suo intro, grazie a Paolo, grazie a tutti, qualcuno l'ho dimenticato, chiedo venia assolutamente. Però ecco, il senso di questo pezzo è adesso di realizzare qualcosa di concreto, cioè quello che diciamo nel pezzo è di renderlo effettivo e materiale. Parte del ricavato andrà per un progetto concreto per i volontari per forza, cioè diremo ci servono i cestini all'ospedale, li mettiamo grazie a questo. E parte andrà all'associazione Alcli, Giorgio e Silvia. Santina sarebbe dovuta essere presente, però sono impegnati per altri eventi benefici, credo che sia Cantalice, abbiamo provato a invitare qualcuno, però Benito penso che ti posso delegare anche come rappresentante dell'Alcli per questa cosa e ufficializzare quello che sarà il ricavato di questi eventi, a capire che sarà, parte che abbiamo già parlato con Santina. Un grazie particolare va a tutti quelli che già fanno per questa città e questa mattina un grazie particolare va a Rita Giovannelli e la sua Rieti sotterranea, che se a Rieti ci fosse il mare sarebbe stata la Rieti subacquea. Perché è vero che nel pezzo non diciamo a Rieti non serve il mare perché abbiamo il Terminillo, i laghi, i santuari, tutto quello che sono le nostre bellezze naturali. Sinceramente volevo inserire nel pezzo la Rieti subacquea qualcosa, però non ho trovato la rima con acquea e è stato un po' un problema. Però grazie perché stamattina siamo stati a visitarla e si apre un mondo. Cioè, a Civicchia ragazzi, questa qui è una cosa da... No, Rossano, siamo andati insieme di Dario Tini. Per quanto mi riguarda mi piacerebbe girare dei videoclip. Esatto, guarda, ti passo il microfono perché facciamo una parentesi su questa cosa qui che è molto importante. Quando Cristian mia ci siamo sentiti per lavorare su questo pezzo, ci ha tenuto a dire che questo era un pezzo che non aveva colori e soprattutto non aveva colori politici, la cosa che ci interessava di più è questa. Anche per questo motivo ho aderito a farlo, perché non ho mai amato gli schieramenti politici che... Uso un termine improprio, ma che spero lo capiate, se sono bravo a farvelo capire. Ma termini... Non ho mai amato schieramenti politici che sporcassero una cosa così grande come la musica. E siccome amo molto il lavoro che faccio e so fare solo questo, ho detto a Cristian che l'avrei fatto appoggiando in pieno quello che lui voleva. Poi da cosa è nata un'altra cosa, sono ritornato nella mia città, perché io oramai, come dico spesso, ho la carta verde perché... sono in Trentino e quindi mi hanno dato la carta verde da extracomunitario, storia quelle parti. Però il mio cuore batte Reatino, quindi spesso sono stato presente in tante cose, in questa cosa ho voluto farla di nuovo per ritornare insomma ad assaporare anche i profumi di Rieti. Quindi oggi ho fatto questa cosa che dopo tanti anni ho scoperto una Rieti sotterranea che non sapevo minimamente, grazie anche alla mia signora, perché ci ha tenuto a fare questa cosa e io ringrazio la signora che ci ha portato a viaggiare sotto Rieti e mi sono innamorato. Non vedo l'ora di poter, infatti la prima cosa che gli ho chiesto sarà possibile girare dei videoclip musicali con artisti che ho sia nella mia casa discografica che anche esterni. E questa cosa può divulgare anche il messaggio e far conoscere quella grande ricchezza che Rieti ha e che io non conoscevo, e mi scuso anche di questa mia mancanza tutto sommato colmata oggi. Quindi mi ha fatto ritrovare persone a cui ho voluto bene, che abbiamo giocato insieme, non ultimo Paolo Di Lorenzo, che veramente lo possiamo dire con Pozzo Vivo, cioè posso dire
siamo cresciuti insieme praticamente e abbiamo praticamente sviluppato il nostro lavoro, che ognuno ha il suo settore, ma ritrovarsi dopo tanti anni e fare una cosa insieme penso che sia molto più che emozionante. Quindi io ringrazio Cristian che mi ha ricoinvolto in una città che reputo ancora mia, se me lo concedete, e vorrei veramente che questo progetto andasse avanti, anche per aiutare una città che l'ultima cosa che vorrei vedere che morisse. Io sono andato via che questa città me la ricordo con la festa del sole dove tutto era in fiori, tutto era meraviglioso, quindi mi piacerebbe tornare e ritrovare quelle caratteristiche, dove c'era la sagra delle fregnacce, dove, scusate, magari qualcuno non lo sa, però c'erano delle cose che ci facevano ritrovare insieme e ci piaceva fare quelle file interminabili per prendere un atomo di pasta con qualcosa che, ma non era la pasta in sera, era proprio la bellezza di vivere quei momenti. Quindi voglio personalmente che questa cosa vada avanti e spero che i miei cari amici che stanno qui sposeranno in pieno la cosa come la voglio sposare io. Passo la parola al maestro Pozzo Vivo. Grazie. Non posso che unirmi a queste belle parole che ha detto l'amico Rossano. Non ci siamo mai persi di vista in realtà, ma poi le nostre attività ci portano sempre più lontano da Rieti, ma quando è il momento ci siamo. Quando Cristian mi ha chiesto questa per la cortesia, si tratta di veramente sette parole, ho risposto subito con entusiasmo, lo stesso che lui ha messo non solo in questa iniziativa, ma in tutte quelle che poi, grazie anche ai social network, ha trasmesso: la voglia di partecipare alla città, di darsi da fare, dall'iniziativa per raccogliere anche 5 incarti per terra, perché se ognuno di noi fa nel suo piccolo quello che dovrebbe fare con lo stesso entusiasmo con cui magari fa, spero, mi auguro, il suo mestiere o altre cose, ne guadagneremo tutti. Quindi in realtà è una regola semplice che non strano, perché poi Rieti in fondo un piccolo rispetto a grandi città, un piccolo quartiere dovrebbe essere una bomboniera, eppure è una città che molto spesso ci vede distanti dalle cose che invece prima hai salutato Benito. Io di Benito apprezzo questo attivismo. Mi ricordo che quando muoveva i primi passi come uomo sandwich in Viale Marini qualcuno lo derideva, poi sono passati gli anni e qualcuno inizia a dire: per fortuna che c'è Benito. Ma è così, cioè semmai è sorprendente il fatto che ci sia bisogno di Benito, lo stesso Benito che si è preso cura per tanti anni della rigore della zona dove anche lui abita, rendendole decorose. Ripeto, la nostra città dovrebbe essere una bomboniera, è un quartiere rispetto a metropoli. Quindi questo deve essere uno sprone, lo è sicuramente questa iniziativa a cui personalmente ho aderito nel mio piccolo, perché si tratta in fondo di un piccolo contributo. Mi spero invece che la partecipazione sia, se ne prendiamo una copia, un cittadino una copia, probabilmente riusciamo a portare a casa un risultato importante. Quindi complimenti, bravi. Eccoci qua. Beh, quando Cristian mi ha detto di dare il mio piccolissimo contributo a questa iniziativa, ho aderito con slancio. Poi mi ha detto: ah, c'è anche Stefano, perché noi, oltre ad essere colleghi in tanti anni di professione, siamo molto amici. Con Rossano, amici anche compagni di scuola, quindi insomma, Cristian ci conosciamo da tanti anni. In realtà, Rieti, tutti quanti ci conosciamo da tanti anni con tutti, con Lucio Giacchini, che è stato il mio primo allenatore di pallacanestro. Anche il mio. Anche il tuo. Strano a dirsi. Poi ho cambiato strumento dalla palla alla forchetta. Io non dico che facevo la palla, non ero splero, mi impegnavo, perché poi si mangiava pane e basket, e quindi tutti quanti abbiamo giocato a pallacanestro. Pensate, siamo riusciti in alcuni momenti a farci passare anche la voglia della pallacanestro ultimamente. Pensate come stiamo. Quindi quando mi ha detto questa cosa Cristian, cioè, c'è Rossano, io lo vedo sui social, ci sentiamo, ci clicchiamo, eccetera, però sapere che lui, grande professionista della musica, potesse partecipare a quella che io definisco una dichiarazione d'amore nei confronti della nostra città. Perché se a Rieti ci fosse il mare, è una dichiarazione d'amore di ognuno di noi nei confronti della nostra città.
e ognuno nel proprio piccolo fa qualcosa, poi noi siamo areatini, siamo montanari, quindi anche un po' chiusi, ma nonostante questa nostra forma caratteriale comunque trasmettiamo l'emozione della città che amiamo. A me al TG5 ho detto basta con questa Rieti, perché cerco sempre di infilarla con iniziative, poi il peperoncino, e poi un'altra iniziativa, e poi il centro d'Italia, e poi la Rieti Sotterranea. Cioè cerco veramente di essere, tra virgolette, un piccolo ambasciatore fuori dalla standa. Una volta si diceva, per molti rietini il mondo finisce alla standa. Per alcuni di noi il mondo professionale è cominciato al di là della standa, e però non ci dimentichiamo di Rieti. Quindi, siccome questa è una dichiarazione d'amore, lo ripeto, ho aderito con grande entusiasmo e ho chiesto agli amici di Cronaca di Rieti e Sabina, che poi io ce l'ho in famiglia, perché il direttore è mia moglie, Elisa Masotti, gli amici soci della Info Promotecno, dico, guarda, che ne dite di mettere questa cosa in un giorno di questi 3 giorni? Perché Cronaca di Rieti compie un anno, che è un altro... È un'altra dichiarazione d'amore nei confronti della città, che vuole essere un pungolo positivo, che non guarda a colori politici, cioè lo si fa in modo propositivo per migliorare qualcosa. E si sposava bene questo progetto musicale. Quindi io lo dico oggi, lo diremo sul web, lo diremo sulle televisioni, sui giornali, acquistiamo una copia perché è un atto d'amore per la città, è un aiuto all'associazione che presiede Santina Proietti, mi sembra si chiami il cognome, sì, Santina Proietti, perché l'altro Giorgio e Silvia è un altro esempio di grande impegno. È come quello di Benito. Io Benito, la sua prima campagna, voi non so se la ricordate, ma prima di formare questo grande gruppo che siete voi, quindi volontari per forza, lui era volontario da solo. E l'ha detto lui, perché faceva questa iniziativa al passaggio a livello di Viale Maraini. Io all'epoca stavo a Tele Sabina 2000 e ti ricordi, Benito, facevamo una campagna di sensibilizzazione per dire se spegnete i motori quando si abbassano le sbarre, all'epoca il passeggio, lo struscio era in Viale Maraini, non ci intossichiamo, cioè Viale Maraini era migliaia di ragazzi che facevano su e giù le famose vasche, e quando si chiudeva il passaggio a livello praticamente era una camera a gas. Ci abbiamo messo un sacco di anni per far capire questa cosa, poi siamo riusciti anche a far mettere al comune questi cartelli: per cortesia spegnete le vostre automobili. Ecco, su quello spirito Benito ha continuato, questo movimento apartitico, apolitico è proseguito, Christian ha dato il là, va in giro con la bici e ha coinvolto tutti questi ragazzi, tutte queste persone. Io vi ringrazio e speriamo di irrobustire ancora di più questo che è un movimento di reatini per Rieti. Quindi evviva se a Rieti ci fosse il mare. Volevo aggiungere una cosa che ancora non era stata detta, e cioè che questo prodotto è in vendita a 5 euro, quindi un prezzo sostenibile. Ed è un supporto, credo, giusto, ottimo, buono, visto il periodo che stiamo affrontando. La casa. Tra l'altro, ecco, visto che impera anche la passione per il karaoke. Tra l'altro è in vendita per ora nei negozi di Ciocchembella, non è conflitto di interesse, non è conflitto, non me ne vogliate, però era per ora il punto più facile di snodo della vendita. Sarà poi in vendita anche per altri canali, aggiorneremo dalla pagina Facebook se a Rieti ci fosse il mare, dove potete cliccare mi piace se vi piace il progetto, non cliccate nient'altro se non vi piace, ma spero che insomma parlatene. Ad oggi abbiamo avuto 53.000 visualizzazioni, che vi assicuro non era nelle più rosee aspettative, ci pronosticavamo 10.000, visto quando eravamo lì a scherzare. Siamo in 20 giorni a 53.000 con oltre 650 condivisioni. Tante cose, veramente i primi giorni era un sindrome di Stendhal della commozione, perché mi arrivavano dei rebound, veramente dei commenti al limite della lacrima, che già la lacrima me la portavo dietro dallo studio quando è stato arrangiato il pezzo, perché il pezzo di base era un pezzo nato l'11 novembre di notte, mi sono alzato alle 3 di notte, alle 7 sono sceso, ho scritto il testo, ho messo in musica, l'avevo arrancicchiato, poi avevo coinvolto Rossano per dire, sai Rossano, vediamo da sé che ne pensi.
mi ha detto vieni su, ok, vengo su, e da lì lui ha messo in pratica quello che è il motto che poi viene detto in questa canzone: le cose fatte bene si fanno in un modo solo, fatte bene. Questo è l'insegnamento di mio padre, che mi ha sempre detto che le cose fatte bene e fatte male ci vuole lo stesso tempo, quindi esatto, farle bene ci vuole lo stesso tempo a farle bene e a farle male. Io ti ringrazio per questo pubblicamente, perché siamo riusciti a mio avviso a fare una cosa fatta bene e vestita veramente con l'abito migliore per la presentazione di questo progetto. E il mio caro, guarda, ti voglio far fare l'applauso, perché altrimenti forse non avrebbe avuto questa... ti giuro, abbiamo fatto, è un bel vestito, abbiamo fatto i mennea della situazione, assolutamente, poi dall'arrangiamento alla stampa del disco, quindi abbiamo veramente, questo pezzo è nato l'11 novembre, il 21 dicembre, che poi è anche un giorno molto significativo per me e mia moglie, il 21 che ce lo portiamo dietro, esatto, il numero 21 è il nostro numero fortunato. Beh, il nostro allora lo faccio io la bravi! Guarda, poi ti spiego il perché in privato, va bene. E facciamo altre cose. All'inizio il pezzo può sembrare una cosa futile come varie situazioni, perché facciamo delle descrizioni metaforiche su quello che può essere la situazione a Rieti. Peraltro il primo ritornello può sembrare anche un po' pessimista quando diciamo eppure stiamo affondando anche senza il mare, però è una reale descrizione metaforizzando su quello che sta succedendo. Da non sottovalutare che l'ultimo ritornello dice che noi abbiamo tutto e non ci serve il mare, quindi questo mare era veramente una metafora. Cerchiamo di capire cosa fare, saremo tutti salvi quando sapremo dare, invece di affogare per parlare, che è un po' quello che forse il reatino ha dentro di sé, per dire, ma che ho fatto, invece no. Chi è quel bofato boi? Esatto, chi è quel bofato boi? C'era anche chi sa crede essere, c'era anche quel figlio. A che figlio? E secondo me invece che stare lì a parlare, se uno invece di questo affare raccogliesse veramente un pezzettino di carta da per terra, a parte sarebbe il caso che non lo buttasse, e già abbiamo risolto un po' di problemi, lo raccogliesse lì sarebbe pulita, ma poi ci sono altre cose da fare su questa città e non stiamo qui a descriverle. L'importante è che arrivi nelle coscienze. Adesso magari guardiamo un attimo il video e è chiaro, è tutto descritto lì, poi facciamo un intervento finale. Video non ufficiale, questa qui è una presentazione di immagini con fotografie di... Va ora sull'onda per un'ora di mare. Se a Rieti ci fosse il mare, immagina che bello per la piana a prendere il sole. Se a Rieti ci fosse il mare, la ZTL sarebbe piena di pedalò. Oh oh. Se a Rieti ci fosse il mare, sarebbe bello andare col surf fino a Città Ducale. E se a Rieti ci fosse il mare, una rotonda sul mare sicuramente si farà. Se a Rieti ci fosse il mare, le barche blu dirette al porto di Roma prenderebbero fuoco. Se a Rieti ci fosse il mare, altro che gente di mare, saremmo gente da amare. Stiamo affondando anche senza il mare, naufraghi sull'isola pedonale. Eppure stiamo affogando anche senza il mare, superstiti di un naufragio esistenziale. Se
Suiemo a Termenillo, anche lacci e le racchette, e anfilacci pure un paro di scarponi. E poi ci rimaniamo con le mani in mano a vedere il tramonto del nucleo alla deriva. Le onde sulle mura cambierebbero le cose, infrangendo questa statica realtà. Ma un velo sulla sabbia è come il cielo in una gabbia, non va bene per coprire tutte le nostre apatie. Sì, buongiorno dal Quirinale, dal Quirimare. Ecco lo scoop, da Rieti, il Terminillo, la Piana, i Sancori Francescani, le acque termali, i laghi, le riserve naturali. Non è che ci serva tanto e poi è tutto sto mare. E poi stiamo affondando anche senza il mare, naufraghi su un'isola pedonale. Noi abbiamo tutto, non ci serve il mare, cerchiamo di capire cosa fare, saremo tutti saggi quando sapremo dare, invece di affogare per parlare. A Rieti non abbiamo il mare. E noi abbiamo tutto, e non ci serve il mare, cerchiamo di capire cosa fare. Saremo tutti salvi quando sapremo dare, invece di affogare per parlare. Noi abbiamo tutto e non ci serve il mare. Ma l'ho detto che in questa città non serve il mare? L'ho detto. Soprattutto non ci serve il mare. Per questo video ringraziamo le foto di Francesco Patacchione, al montaggio ringraziamo Franco Alessandro di Video System Sposi, che più che altro è una grafica più che un video. Ringraziamo i musicisti che sono Gianluca Martino e Eugenio Mori. Chiaramente Rossano era al basso, oltre che all'arrangiamento. La grafica di Chiara, infatti leggevo nel palinsesto. Grazie Chiara, abbiamo anche la grafica della copertina, al quale va un applauso special, perché fatta da una trentina importata a Rieti con questo. Abbiamo veramente l'Italia in questo progetto. E niente che dire, grazie. A questo punto speriamo che permi nelle coscienze di tutti queste parole, insomma, di riuscire a fare invece che a parlare. Il messaggio penso che a qualcuno sia arrivato, l'ho visto dai commenti. Adesso è metterlo in pratica, perché sennò rimaniamo sul parlare. Accattatevillo e mettiamolo in pratica, come dice il buon Stefano. Potrebbe essere una cosa interessante, visto il costo piuttosto limitato, 5 euro, di metterlo nei cadeau, oppure se fate dei cesti natalizi in questi giorni, prendete una copia e lo inserite. Potrebbe essere veramente una bella idea, il modo migliore per far viaggiare questo messaggio veloce. Tutto qua. Ringraziamo chiaramente la Maison 57 per averci ospitato. Sì, ospitato. Grazie Stefano per aver fatto auguri alla cronaca di Rieti per questo primo anno. Auguri veramente. Grazie, ci dietro, ti faccio vedere con la stampa. Grazie. La stampa è utile, se poi non piace anche come sottobicchiere. Esatto. È bellissimo appeso all'albero, ve l'assicuro. Dal lato luminescente, il duple fax, un bellissimo sottobicchiere. Come scacciaviccioso. Eccolo qui. Grazie a tutti per essere stati presenti. Grazie a tutti.